Allora, ciao Calogero, presento in fretta, in sintesi, la Sì. mia Ciao situazione. Luigi, ciao Barbara. Ciao. Ciao Barbara, ciao a tutti. Vai, Allora, dici. tutto inizia con un parto cesareo gemellare difficile, in cui mia sorella Carla muore poche ore dopo la nascita a causa di alcune complicazioni. Mentre io riporto gravi complicazioni visive, perdo l'uso dell'occhio destro nonostante alcuni interventi chirurgici, l'occhio sinistro si salva, però vedo pochissimo e posso guardare solo da pochi centimetri di distanza. Questo problema fisico ovviamente è irrisolvibile. Io volevo risolverlo a livello esoterico, per un consapevole che non ci saranno assolutamente miglioramenti a livello fisico, ma anche consapevole del fatto che una volta raggiunto il momento del trapasso, spero di ritrovare rapidamente le mie facoltà sensoriali, in quanto penso che questo problema si sia somatizzato anche a livello astrale. Me ne accorgo dai sogni notturni, dove ho le identiche difficoltà visive, e a livello mentale, ovviamente. Giustamente, non ricordandomi come si possa vedere con ambedue gli occhi, non riesco a farlo. Quindi provare questa cosa qui. E io pensavo che il modo migliore per riuscirci, più semplice, sarebbe semplicemente di far ricordare al mio inconscio come poteva visualizzare nelle vite precedenti, ecco. E velocemente volevo fare anche una scansione completa del mio corpo astrale, che dovrebbe risolvere tutti i problemi, anche quelli di cui io potrei essere inconsapevole. Questa scansione quindi dovrebbe rilevare eventuali legami negativi con entità ostili, presenza di impianti, rimuovere tutte le energie di bassa frequenza. A questo proposito, nella vita provo sempre due sentimenti contrastanti, fortissimi e inspiegabili. Il primo è un profondo ottimismo e una profonda nostalgia di luoghi e tempi lontani. Non saprei spiegarlo meglio, lo provo fin da piccolo, tanto che ho dato un nome a questa sensazione, l'ho chiamato senso di infinito, perché quando lo provo mi sento serenissimo, felicissimo, non mi importa delle difficoltà attuali, non so, vedo questa vita come un gioco, come un'illusione. E so che devo pazientare perché un giorno sarò di nuovo in quel posto. Però vorrei capire se è una mia suggestione, se qualcuno mi sta facendo provare questo sentimento illusorio, se è semplicemente un ricordo di quando ero in astrale, di altre vite, non lo so. Questo sentimento è contrapposto, è un sentimento negativo di profonda tristezza, che di solito mi prende subito dopo questo ottimismo, in quanto mi rendo conto che comunque sono obbligato a stare qui, non posso oggi raggiungere questi luoghi di cui non ricordo neanche l'origine. E quindi volevo cercare prima di tutto di eliminare anche questa tristezza e ovviamente di tenermi il sentimento di profondo ottimismo capendone le origini. E molto rapidamente è in corso in me una profonda evoluzione interiore. Da marzo, guardando le sessioni di Calogero, è cambiata per sempre la mia vita. Cercavo da sempre risposte su me stesso, mi sentivo insoddisfatto, irrealizzato, non ne capivo la ragione. Oggi l'ho capita grazie a Calogero, in quanto volevo semplicemente trovare il vero me stesso, cioè mi interessa poco i miei scopi in questa vita, ci sono e non ci sono. Mi interessa più che altro ricordare chi ero prima e chi sarò dopo. Magari ci vorranno anni. E a tale proposito mi sto iniziando ad interessare a varie tecniche di meditazione. E sempre a questo proposito, in sessione volevo risolvere due problemi per me fondamentali, entrambi esoterici, quindi potenzialmente risolvibili. Il primo riguarda un blocco che ho nei sogni notturni, al che anche nella meditazione e nell'immaginazione. Spesso sogno di strisciare a terra, di non riuscire a camminare. La frustrazione deriva dal fatto che mentre gli altri corrono e vivono felici attorno a me, io devo strisciare e mi sento proprio pesante. So addirittura di sognare, ma il peso resta comunque, proprio un vero peso fisico. A volte sogno di provare a correre, ma non riuscire, sentirmi le gambe pesantissime. Non so, ad esempio mi trovo in mezzo a una strada, vedo le macchine che stanno per investirmi, ma io non posso scappare, ce la metto tutta e mi sveglio letteralmente stanco con i muscoli delle cosce doloranti, quindi penso che ci possa essere una qualche entità, un qualche impianto, un qualcosa che mi ostacola per generare in me frustrazione. E a volte sogno di volare perché per me è importante cercare di volare almeno nel sogno, nel senso che mi dà un senso di serenità. Vengo sempre limitato da una rete di fili dell'alta tensione che appaiono in cielo, mi ostacolano e mi ributtano letteralmente a terra. Quindi anche questo non penso dipenda dal mio inconscio, in quanto mi succede da sempre, quindi penso sia una qualche entità che interferisce con me. Un'altra cosa insolita, ma per me molto significativa, dato che lo scopo vero della mia meditazione sarà nel corso degli anni di riuscire in breve a ricollegarmi con mie sorelle gemelle, con il mondo astrale, per continuare le mie ricerche, sarebbe quindi di superare la mia paura per le esperienze extracorporee.
Mi è capitato poche volte di notte di avere esperienze estracorporee spontanee, o meglio, l'inizio, in quanto preso dalla paura non riesco a uscire dal corpo, ma mi rendo conto che questo problema è puramente mio, perché sono vicino all'uscita, ma provo una paura immensa di una realtà nuova. Se è possibile eliminare questa paura dal mio inconscio, dato che non penso ci siano più tanto rischi e comunque me ne assumerei io, sarei già più che soddisfatto di questa sessione. C'era anche dell'altro sul momento, mi sfugge, comunque diciamo che risolvendo questi problemi generali dovrei toccarli tutti. Una cosa fondamentale per me e anche per mia mamma, che non ricorda se l'ha fatto nella sessione di ieri, in quanto è ancora un po' frastornata, è la rinuncia alla reincarnazione e al karma. Questo per me è fondamentalissimo. Non voglio più tornare, mi rendo conto che nell'ultima vita, sempre da quello che dice mia mamma, che sono venuto di mia volontà, ma sono talmente cambiato che oggi voglio evolvermi, ho proprio voglia di vivere, ma non vivere nel terreno, di vivere a livello astrale, nel senso di poter esplorare dimensioni e universi nuovi. Io ho in me una felicità immensa, indescrivibile, una voglia di libertà incredibile, ma che non ha molto a che fare con questa vita, nel senso che anche riacquistare le mie facoltà visive, per assurdo, non cambierebbe la mia situazione. Mi rendo conto che io non sono fatto per stare qui, non più. Ho superato il materialismo, oggi non ho più neanche interesse più di tanto ai soldi. Quindi le mie attività di successo che avevo prima oggi non mi interessano più. Il mio unico interesse oggi quindi è dedicarmi alla meditazione e alla mia crescita spirituale. Diciamo che penso di aver riassunto i principali punti. Perfetto. Ottimo, ottimo riassunto. Va bene, allora cominciamo subito. Sì. Disattiva il tuo microfono, Luigi, così vediamo Allora, che... il microfono era da secondi, continua. Vediamo subito. Beh, perfetto. Io ci sono. Riesci Avvicina il microfono alla bocca, Barbara. Sì. a sentirmi? Adesso comincio a contare da 5 a 1 e nel frattempo ti rilassi e ti connetti mentalmente con Luigi. 5. Quattro, tre, Sì. come lo visualizzi? Lo visualizzo qui di fronte a me. Intorno a lui vedo come un ambiente del tutto asettico, metallico. Vedo un pavimento, un suolo bianco e lo visualizzo come con delle cuffie, non so, mi viene da dire antenne sulla testa. Andiamo un attimo al momento del parto, al momento in cui Luigi viene nella luce. Sì. Dimmi cosa vedi. La visualizzazione che nel momento in cui viene alla luce ha già questo problema visivo dovuto ad un'interferenza, un'ombra che tenta di afferrarlo e in qualche maniera lo lede. Vai indietro nel tempo fino al momento in cui questo problema alla vista inizia, ha un inizio. Cosa succede? In realtà l'inizio è questo del problema alla vista. Ciò che però vedo prima è che subito prima di entrare in questa vita e quindi di venire poi alla luce, rivedo
questo ambiente asettico, come se lui provenisse da questo ambiente e si fosse reincarnato in questa vita come se avesse però nel frattempo rinunciato a qualcosa e quest'ombra che lo aggredisce è come se volesse riportarlo indietro. E allora andiamo ancora più indietro, al momento in cui si decide la sua reincarnazione. Vediamo cosa succede. Lo vedo attorniato di figure che non sono umane e vedo quello che può essere come dire, una sorta di laboratorio, se vogliamo così dire. Chi lo manda sulla Terra? Chi lo decide? Nel momento in cui mi dici chi lo decide, visualizzo il DNA di Luigi che è parzialmente umano e parzialmente no. Lo visualizzo come un ibrido. Da dove viene? Andiamo ancora più indietro nel tempo, ancora più indietro, alla sua ultima esistenza da un'altra parte, prima dell'esistenza antecedente alla vita sulla Terra. Lo vedo, sì, incarnato sulla Terra, ha una compagna che mi giunge subito al suo fianco, gli vedo mano nella mano. È sulla Terra? La vita è sulla Terra. Sì, vedo già degli impianti in entrambi. E osserva il DNA in questa vita. È umano. Segui tutto il processo e dimmi quando questo DNA subisce una contaminazione. Dopo questa esistenza della quale ti parlavo, vedo che muore stretto mano nella mano con questa donna. Vedo come se entrambi fossero stati colpiti da dei fulmini. Vedo uno sfondo, vedo il mare, vedo una tempesta e loro è come se fossero non in acqua ma sul suolo e come se facessero delle invocazioni, guardano il cielo. E in quel momento uno dei fulmini li colpisce e loro muoiono sul colpo. Nel momento della morte vengono entrambi portati su questo. In questa dimensione vengono come risucchiati, come dire, e rivedo questo stesso medesimo laboratorio dove lui, non so l'altra figura, ma lui rimane per tanto tempo e durante questo periodo viene innestato in lui anche un DNA che non è umano. Come si chiama in quell'altra vita? Hector. Fai parlare con lui? Hector, Sì. Sì, mi senti? Ti ti ascolto, dimmi. Sì, ricordi di me? certo, Calogero, dimmi. Ti Dove mi hai conosciuto? conosco adesso? Io ti sto cercando nella vita di Hector. Lo so, ma la mia coscienza è comune, quindi riesco comunque a collegare il tutto. Ti vedo abbastanza sveglio, quindi ti faccio delle domande difficili. Chi stavi invocando con la tua donna? Io sono sempre stato attratto dal punto di vista della coscienza, verso un mondo spirituale alternativo, alieno. Questa vita terrena l'ho provata più volte, ma non riesce a darmi nulla. Ragion per cui sono attratto dal mondo, non umano,
extraterrestre, se vogliamo, perché sento un legame, sento che sia la via d'uscita a questa vita che mi sembra del tutto banale. Il mondo extraterrestre è enorme, infinito. Tu ti riferisci a qualcosa in particolare? No, non a qualcosa in particolare, ma poiché ho avuto diverse visualizzazioni nella vita di Hector rispetto a luci, nel cielo, navicelle, tutti mi hanno sempre creduto matto, se non la donna che ho al fianco, al mio fianco. Fondamentalmente sento di voler sperimentare questa dimensione. Anche lei vuole sperimentarla con te? Lei non è pronta quanto me. Diciamo che segue la mia scia perché abbiamo deciso di reincarnarci sempre insieme e di fare le esperienze insieme, però lei talvolta non riesce a venire a fondo come me perché la sua volontà è più precaria. Io invece mi tuffo nelle situazioni finché non sono stanca di questo. Nella vita di Luigi, nella vita futura di Luigi, la tua donna ha cercato di reincarnarsi insieme a te. È mia madre, sì. Sì, E nella vita di Hector c'è quella persona che sarebbe stata tua sorella, Carla? è stata mia sorella anche in quella vita. Anche mio fratello è con Tu sai chi ha invocato quel giorno? me. Sì, so che ho invocato, sono le stesse persone che mi hanno accolto nel momento della morte. Chi sono? Le avevo già visualizzate tra le tante cose nella vita di Hector, quindi di fatto ho solo fatto ciò che loro mi hanno detto, che è stato il mezzo attraverso il quale loro sono venuti a prendermi. A quale specie appartengono? E loro sono Optimus. Cioè? Hanno la capacità, sono umanoidi ben formati, loro non hanno la riproduzione genitale, riescono però ad essere fluorescenti, quindi ad avere l'evanescenza, riescono a mimetizzarsi, diventare invisibili se vogliamo. Loro sono anche sulla Terra? Sono tra noi, sì, sono tra noi. Io però onestamente adesso sono stanco di questa situazione perché comprendo che l'esperienza che ho fatto mi ha già dato tante nozioni e percepisco adesso il loro sfruttamento, che finora mi è andato anche bene, ma adesso voglio ripudiare. Lo sfruttamento di chi, scusa? Sfruttamento delle mie capacità cerebrali, loro mi hanno indotto ad essere ipovedente in questa vita per sperimentazione ed io ho accettato per la verità, in qualche maniera, anche se non. Hector, Dimmi. tu sei ipovedente anche nella vita di Hector? No, nella vita attuale di Ah, Luigi. parli di quella di Luigi? Sì, parlo di quella di Luigi. Sì, Perché? scusami, hai ragione, ma per me è tutto Sì? E tutt'uno. perché tu hai accettato questa sperimentazione sulla tua In vista? realtà loro me l'avevano detto tra le righe, io non lo avevo compreso, quindi nel momento in cui poi mi sono reincarnato è come se avessi avuto un cedimento dovuto alla poca memoria, che la vita terrena dà, quindi di fatto loro mi hanno, tra virgolette, indotto forzatamente questa cosa. E la loro sperimentazione sta nel fatto che avendo una capacità sensoriale in meno, se vogliamo, riesco a sviluppare degli altri sensi in maniera più approfondita. Beh, Tu quali hai sviluppato di più? il mio udito è eccellente e a prescindere da quello, la capacità sensoriale, quella del sesto senso, della visualizzazione, del percepire le persone, del comprenderle, quella mi appartiene di gran lunga. Beh, loro hanno sperimentato questo su di te, ma anche tu hai sperimentato questo su di te. Certo, assolutamente sì. Sei stato cosciente della contaminazione del tuo DNA tra la vita di Hector e quella di Luigi? Perché Sì. Perché lo hai richiesto? purtroppo non riesco a limitarmi. Ho una grandissima fame di conoscenza, quindi mi getto a capofitto in ogni situazione che per me può dare giovamento e arricchimento, al mio spirito. Vedi, in questa vita sono stato molto materialista, ma di fatto è stato indotto
non sono io realmente così, perché avevo necessità nella mia, nel mio spirito di fare anche questa esperienza. Nella vita precedente di Hector ero un uomo umile, quindi di fatto non è la questione del potere. Qual è la percentuale nel tuo DNA di Optimus? 38%. È tanto. A livello fisico come si può notare? E beh, dai tratti somatici già lo si può intuire, voglio dire. Poi sono rigido perché anche questa forma di ipovedenza mi rende rigido e non fluido. Sono stato per molto tempo, finché non ho iniziato a ripudiare questa situazione, non voglio dire anaffettivo, ma molto poco investito di sentimenti. Poi c'è stata una catarsi. Quali problemi, fastidi o molestie a livello fisico e non ti ha provocato questa contaminazione nel DNA? Eh beh, calogero tante, perché quando sei ibridato, la durata, la permanenza del DNA alieno, non è costante, perché la parte, del DNA umano, che è originario, come dire, non innestato, tende a consumare, ad affievolire l'effetto. Quindi quando sei ibridato, loro hanno necessità di agire continuamente, su te stesso. E direi con una violenza inaudita che non riesco a capire neanche perché ho sopportato per tanto tempo, perché devono reinnestarti questo liquido che loro fabbricano attraverso le tue cellule staminali e ne creano come dire, un clone, va? Hai sentito parlare di inglobamento? Diciamo ni. Ne so molto poco. Invece quali vantaggi ti ha portato questa contaminazione nel DNA? E beh, devo dire che me ne aspettavo tanti di vantaggi. A livello spirituale, diciamo, mi ha arricchito, ma non mi ha portato vantaggi. Ha arricchito la mia esperienza. So adesso cosa significa anche essere un ibrido. Ma non ritengo di avere avuto vantaggi. Beh, Cosa ti aspettavi tu di questa ibridazione nella tua vita di Luigi sulla Terra? ho sempre visto questi esseri come molto intelligenti, molto potenti, molto ben organizzati. Devo dire che forse a livello informatico e informatizzato lo sono. Sono sicuramente più avanti. Però mancano di tante cose, cioè loro sono soltanto quello. Adesso facciamo una cosa. Hector, mi hai parlato prima della sessione, dal tuo corpo di Luigi, che hai nostalgia a volte di tempi e luoghi lontani. Di cosa si tratta? Di un'altra dimensione nella quale ho vissuto, mi piace girare. Stai E lì parlando? sono stata molto benestata perché uscivo da una vita in cui ero una donna. Sono stato molto bene. Non stai parlando della vita nella dimensione degli Optimus. No, assolutamente no. Bene, andiamo lì, parlami di questa dimensione. Vai lì e raccontami. Beh. Qui mi viene quasi da trattenere il fiato. Ho, come posso dire, calogero, quasi un'estasi. E la dimensione assume i tratti di ciò che a me piace. Quindi se voglio vederci il mare, le montagne o un cielo stellato, lo decido io. Quindi il tuo potere creatore è sviluppato, è funzionante. Sì, ed è quello che mi fa stare bene. Hai un corpo? No. E questa è un'altra cosa che io voglio raggiungere. Perché da una dimensione senza corpo sei andato a finire in un'altra con corpo? Ripeto, sono creatore, sono consapevole, ma sono limitato dalla mia sete di conoscenza. So di potervici tornare. Quando eri un creatore in Quindi quella dimensione,
Sentivi di non avere tutte le conoscenze? Sentivo di volerle approfondire, sì. Ci sono tanti altri modi per approfondirle, mica la reincarnazione sulla Terra o in altri posti. L'unico metodo, questo lo sai, no? Sì, lo so, ma probabilmente mi manca la conoscenza piena di questo. Quindi sono stimolato dal viaggiare. Se potessi aiutarmi tu in questo, te ne sarei grato. Datti un nome affinché io possa sempre chiamarti, perché stiamo viaggiando da una vita all'altra. Linus. Linus, perché Linus? Perché è così che mi chiamo? In quale vita, in quale esistenza? In questa dimensione, che è quella per me più ricca per me. Raccontami cos'è quel sogno di strisciare che nella vita di Luigi fai spesso. Beh, Calogero, striscio in altri sogni, mi vedo impiantato, tiro via fili, è tutto collegato. Raccontami del dolore nelle gambe quando cerchi di strisciare da qualche parte dei sogni. Cosa Perché in succede? realtà succede che adesso io voglio andare via da questa situazione, solo che probabilmente a livello di coscienza c'è ancora qualcosa che mi blocca, che mi tiene fermo. Di conseguenza cerco di allontanarmi, cerco di muovermi, cerco di volare, di abbandonare il corpo, ma di fatto voglio estraniarmi da questa situazione, ma non riesco. Quindi mi sveglio stanco ed è una frustrazione che mi inducono perché mi danno il senso di impotenza. E E quel sogno di volare, cos'è? beh, il sogno di volare, volare è ciò che io vorrei, tornare ad essere libero. E E cosa non più sono pesante. quei fili dell'alta tensione che non ti permettono di spiccare il volo? Sono i miei impianti, Calogero, sono completamente pieno. Ho una placca nella testa che è di una Ok. dimensione. Perché hai autorizzato essere impiantato in questa vita? Non ho capito, scusami. Perché hai autorizzato loro a impiantarti in questa vita? E te l'ho detto, avevo voglia di sperimentare questa situazione. Beh, adesso non ce l'hai più, no? È stato un preaccordo. Adesso non ce l'hai più questa voglia. E No, non ce l'ho. allora perché sei ancora impiantato? E perché vedi, c'è qualcosa che ancora mi manca, stesso motivo che mi spinge a viaggiare. Adesso dimmi. Da cosa dipende la paura ad uscire dal corpo, nelle fasi normali di dormiveglia o sogno? Diciamo che è un impedimento. Che faccio a me stesso. Perché? Vorrei liberarmi, e forse è qui il nocciolo, però nel momento in cui sto per farlo ho paura e quindi torno indietro. Tu sei un creatore, vieni da ambienti in cui hai creato e non riesci neanche a gestire la tua paura, una tua creazione, una sub-creazione. Calogero, questa vita non è semplice. Quando sei impiantato ed ibridato, loro alienano gran parte delle tue capacità. Sicuramente. Però non capisco perché sei ancora impiantato. Perché? Io conto da 1 a 3, tu vai alla causa, al motivo del perché sei ancora impiantato, nonostante tu non lo voglia e ne sei cosciente. 1, 2, Mi ritrovo qui a fianco a me, se vogliamo così dire, e vedo dei tubi che mi arrivano alla gola, attraverso i quali ingoio quasi ogni notte del liquido. Questo liquido mi dà pesantezza e stordimento a livello della coscienza. Sì, È il liquido che serve per mantenere l'ibridazione? è verde. Lo vuoi? Tu vuoi ancora essere ibridato, ibrido? No, adesso non lo voglio più. Perché stai autorizzando allora la manutenzione dell'ibridazione? Calogero, questa mia catarsi è cominciata adesso. Ho iniziato già ad avere un'evoluzione, ma forse, devo maturare questa circostanza. Sulla Terra non è semplice. Vai al momento,
in cui si decide la tua reincarnazione nella vita di Luigi. Vai lì. Sì. Dimmi cosa c'è, dove sei, con chi sei. Sono in questo laboratorio, sono stato già ibridato e ci sono accanto a me questi esseri. Io Dammi la forma di questi esseri. li riconosco anche un po' come amici, eh. Certo, sei ibridato, ovvio. Dimmi che forma hanno. Sono umanoidi, sono simili al corpo umano. Quali sono le differenze che si possono notare con un umano? I genitali Cioè, loro non ne non hanno hanno genitali. forma, non ne hanno forma. Poi? La peluria Non hanno peluria o ce l'hanno? non ne Hanno capelli? hanno. E non ho capito. Hanno i capelli? No. Come sono in faccia? La loro pelle è liscissima, sono quasi viscidi, come dire. Non hanno le pieghe degli zigomi, gli incavi del mento. Occhi, naso, bocca, orecchie, se ce Sì, le sì. hanno. Come sono? Sono simili alle nostre. Bene. Cosa ci fanno con questi... Però Con una parrucca e un vestito sono perfetti. cosa ci fanno con questa conformazione similumana in una dimensione dove non hanno bisogno di sentire i suoni? A cosa servono le loro orecchie? Loro sentono i suoni. A cosa servono gli occhi? A Loro vedono. cosa serve il naso? Uguale. Cosa respirano? Frequenza. Cosa serve la bocca? Sono simili a noi, è come noi li percepiamo. Quando parlano, comunicano, usano la bocca? Hanno Muovono le labbra. i denti? No, Hanno la lingua? la loro apertura delle labbra è pochissima, quindi no. Osserva dentro le loro bocche. Hanno la lingua? Osserva dentro i loro corpi. Osserva se hanno gli stessi organi. No. Dimmi cosa vedi allora. Parti Vedo semplicemente. dalla testa, scusami. Parti dalla testa, dalla parte superiore della testa e scendi verso linguine. Dimmi cosa vedi all'interno del corpo. Ok, vedo tutte cavità metalliche, tutti aggeggi elettronici, vedo placche, vedo circuiti, è tutto così dentro. Osserva il ventre. Cosa c'è nel ventre? Poco o nulla. Ci sono parti biologiche similumane? No. Solo parti metalliche? Sì. Hanno muscoli? No, Come si muovono? si muovono, non lo so, si muovono. Il corpo di cosa è fatto? All'interno c'è come uno scheletro guida sul quale si appoggiano tutti i circuiti. Di che materiale è fatto il loro corpo? Cos'è la parola? Qual è la parola che ti arriva in mente? Glielo sto chiedendo, ma mi dice delle cose strane che non riesco a riprodurre. Cerca di dire quello che puoi. Ti dico, provo a dire ciò che vedo, cioè ciò che mi arriva qualcosa con etano, etanolo. Si può riprodurre questo materiale o questa materia sulla Terra, nell'atmosfera terrestre, nella dimensione terrestre? Mi dicono di no. Come si riproducono? Tra loro si costituiscono con una lega. Come avviene la nascita, se avviene, di un altro essere come loro? Viene costituito prima il circuito interno e poi dopo gli viene associato un involucro esterno. Chi lo crea? Ci sono dei soggetti preposti alla creazione.
Muoiono? Si consumano. Chiama il loro capo. Sì, lo vedo. Come lo vedi? Non è simile a loro, però. Che forma ha? Mi sembra un ex umano. Lo vedo potente, alto, muscoloso, nudo, con delle ali enormi. Leggi il suo DNA, dimmi di che tipo si tratta. È un ex umano, Calogero. Perché ha le ali? Ti dico cosa mi dice. Sono Zeus, Apollo, sono una divinità. Sì. Il suo DNA è umano completamente al 100%. Quando è stata la sua ultima vita sulla Terra? Se c'è stata. Non c'è mai stata. Dove è stata? È sempre stato in questa dimensione, mi dice. Non ha mai usato un corpo terrestre? No. Perché? Mi dice che lui si occupa della creazione. Si occupa della creazione nello stesso posto dove eri tu una volta? Mi dice della creazione della specie. Tu sei stato con lui, nella sua dimensione, qualche volta? No. Vai lì e dimmi cosa vedi. Beh, ci entro, ma c'è una luce che mi acceca, com'è ad impedirmi l'ingresso. E lui cosa fa? Zeus. Lui è fermo lì a guardare ad impedire il mio ingresso. Perché te lo vuole impedire? Di cosa ha paura? Perché la dimensione è soltanto sua, lui è il creatore. Ed io posso solo star lontano da ciò che non mi appartiene. Puoi entrare se accetti le sue regole e co-crei con lui. Ma non è il Lui caso. non vuole. Certo, se non vuole è impossibile farlo. Beh, scusami, torniamo al momento della tua reincarnazione. Sei in questo laboratorio. Bene, cosa succede? Vai al momento della tua reincarnazione, nel momento del tuo invio sulla Terra. Cosa Sì, è già partita la mia compagna di viaggio sarebbe tua madre? e sì, ed io come promesso la raggiungerò. Nel momento in cui lei è andata via, loro mi hanno anche un po', come dire, uso un termine grosso, ma ricattato nei suoi riguardi. E Dimmi cosa ti hanno detto. mi hanno detto che se non avessi accettato questa situazione fino in fondo e l'avessi in qualche maniera rinnegata, loro si sarebbero attaccati a lei, che in realtà ha dimostrato già di non avere questa volontà fino in fondo. Ecco cos'è che ti manca. Non hai ancora capito che tutto succede per volontà propria, non per volontà degli altri. Per questo sei tutto impiantato. Per questo non riesci ad andare via. Credi che gli altri non te lo permettano, invece sei tu che stai lì. Io ho vissuto anche un po' questa situazione di mia sorella con la colpa di essere rimasto, come dire. Complimenti, ti autolimiti. Sai cos'è una colpa? Bravo, È un'energia. una frequenza. Puoi cambiarla, modificarla, annullarla. È un filtro che ti fa vedere l'ambiente dove vivi in una certa maniera. Se vuoi limitarti attraverso una colpa, fallo pure. Però dipende sempre solo da te. È No, questo voglio che che mi vuoi. aiuti, Calogero, no, voglio andare avanti. E che non hai capito, io non devo aiutarti, non posso aiutarti. Sei tu che devi fare una scelta, volerla, e punto. Io non posso intervenire in te, non sono te. La tua volontà funziona solo con te, e la mia con la mia, e così via. Quando pensi che sono gli altri a volere per te, quando pensi che tu subisci la volontà degli altri, è che tu gli hai ceduto il tuo potere.
magari non lo sai, non te lo ricordi, ma tu gliel'hai ceduto, tu li hai autorizzati. Sempre. È così, hai ragione. Tu sei la tua volontà. Va bene, allora voglio spogliarmi di tutto questo. Fallo. Rinuncia a tutto, al karma, agli impianti. Rinuncia a quello a cui vuoi rinunciare. E dimmi cosa succede. Che mi tolgo di dosso questa guaina. Via tutti gli impianti, via tutte le limitazioni, via gli schemi mentali, via tutto. Voglio essere soltanto io. Raccontami cosa stai visualizzando adesso. Visualizzo come una copia di me stesso, come una tuta, come una guaina che io apro attraverso una zip e ne esco fuori. Osserva questo tuo momento, questo tuo processo, questa tua decisione, lì, in quel luogo e in quel tempo, in quel laboratorio. Dimmi come la vedi lì. Vuoi sapere come vedo la mia decisione? Lì? Lì nel laboratorio, sì. Cosa succede? Vedo quasi una rivolta nei miei riguardi. Mi alzo da questa sedia e con l'aiuto della mia forza vomito via tutto ciò che è di estraneo è all'interno di me stesso. E questo liquido viene sul pavimento espulso, e per loro questo è un grave gesto, perché è un liquido ricco di informazioni, per loro prezioso, come dire, non è semplice costituirlo. Quindi di fatto mi alzo da questa sedia e dico loro che rinuncio a tutta questa situazione, all'innesto, agli impianti, alla collaborazione e alla loro pressione mentale. Quindi schizzo via fuori e sono libero. Vai da Zeus, dimmi cosa succede. Che lui continua a non lasciarmi entrare, però mi dice complimenti, sei arrivato anche a questa conclusione, la tua evoluzione continua, quasi si complimenta con me. Luigi, ti chiamo Luigi adesso. Sì, ok. Adesso io ti comunico delle cose, però tu chiudi la comunicazione con Zeus affinché non possa ricevere queste informazioni. Va bene. Adesso tu lo ricatti. Adesso tu crei un ambiente a cui lui deve credere. Vedrai come ti cede il potere. Vedrai come ti autorizza ad utilizzare una parte del suo potere. Crea una situazione e mettilo dentro. Se ci riesci, è tuo. Lo faccio solo per farti capire come funziona, ma tu già lo sai. Devi consolidarlo nel tuo DNA, diciamo, eterico. Vai, riattiva le comunicazioni e muoviti. Vediamo cosa fai. Ok. Gli sto dicendo che ha la possibilità di creare, di dominare un altro mondo, un'altra dimensione, nella quale io ho creato dei sottoposti disposti a stare alle dipendenze di un essere divino e potente come lui, e quindi di essere gestiti, che solo lui può, insomma, avallare questo compito. E lui mi ascolta e sembra, insomma, interessato all'argomento, anche se ancora diffidente. Gli faccio passare le immagini di queste figure che ho creato, e lui chiede di poter esplorare questa dimensione. Quindi gliela mostro, e nel mostrarla gli dico di accedervi, altrimenti non riuscirà a percepirne le frequenze.
vi entra, crea un ambiente similare a quello nel quale si trova e lui vi entra. Chiudilo. Adesso è soggetto alle tue regole. Cancellagli la memoria. Sì, diventa piccolo nel momento in cui cancello la memoria. Adesso digli tutto quello che vuoi che lui faccia, che tu, quello che vuoi che lui faccia. Voglio Istruiscilo. che vada sottoposto in questo ambiente nel quale mi ci sono trovato io e si faccia ibridare. Dagli una ragione. La ragione è che si sentirà onnipotente reincarnandosi sulla Terra e quindi che potrà dominare anche quest'altra razza. Sarà così? Assolutamente no. E lui perché dovrebbe crederci? Perché io ho annullato la memoria, quindi non ricordo assolutamente nulla. Fallo, dimmi cosa succede. Succede che ci va. Ci va, caro Rogero. Raccontami quello che vedi. E segue ciò che gli ho detto. Sono Osserva il suo futuro. loro che non vogliono ibridarlo. Perché? Perché riconoscono in lui la figura che li creava. Ascolta, quel DNA è umano, come il tuo. Osserva il suo. Di loro che non possono rinunciare a ibridare un umano. È un umano. Lo stanno facendo. Adesso osserva il futuro di Zeus e dimmi se va sulla Terra. Se Si si reincarna. incarna per la prima volta, sì. Bene. Dove si reincarna? In quale posto? Vedo USA. Uomo o donna? Donna. Chi ha deciso le caratteristiche di questa sua vita sulla Terra? Io. Quale gli hai dato? Intanto una donna. Sì, Hai una donna. perché le donne fanno sempre più fatica ad emergere a livello sociale. Quindi dovrà provare anche questo. E avrà una condizione economica molto sfavorevole. Questo gli renderà ancora. Perché gli ha dato queste condizioni di vita? Perché non credo sia giusto creare una razza che a sua volta deve ibridare e innestare un gioco mentale, un gioco psicologico e spirituale. Quindi tu adesso sei il suo Dio. Sì. Adesso sei tu che giudichi. Sì. Si è fatta la tua volontà, no? Bene, adesso annulla tutto e riportala dove eri prima. Al suo stato primordiale. Annulla tutto. Ok, l'ho fatto. Dimmi cosa vedi. Vedo la condizione di prima, lui non mi lascia entrare. Bene, c'è qualcosa che vuole dire? Si ricorda della sua avventura appena passata? Perché No. non si ricorda? Perché io ho cancellato tutto. Annulla tutto, tutte le Ho operazioni. annullato tutto, sì. Deve annullare l'annullamento della memoria. Sì, gliel'ho annullato, però avendo eliminato tutto ciò che ho creato è come se non fosse accaduto. Quindi lui non lo ricorda. Sì, Ha la sensazione di conoscerti? ma l'aveva anche prima. E adesso, anche se non ricorda la sua avventura, diciamo così, ammesso che sia esistita, lui sente in qualche maniera che tra te e La lui. mia presenza lo perplime. Lo? Perplime e perplesso. E prima? Era No. anche per. C'è qualcosa allora. Che è rimasto. Bene, adesso con queste nuove condizioni, questa nuova coscienza, questo nuovo gioco,
Osserva la tua vita sulla terra di Luigi, dimmi come la vedi nel futuro prossimo. Luminosa, Cioè? radiosa, scorrevole, spiritualmente elevata. Non vedo più blocchi alla mia energia. Beh, c'è qualcosa che vuoi dire alla tua parte conscia che ti sta ascoltando su Skype? Che sono estremamente felice, che mi sento libero e vi ringrazio tutti. Dai un Cosa attimo. ti... No, voglio. Dimmi. Sta dicendo qualcosa? Sì, c'è qualcosa che ti turba. No, volevo solo approfittare di 10 minuti ancora. Vai di nuovo sulla dimensione dove eri un creatore. Sì. Osserva se la stessa dimensione è quella di Zeus, nel senso non di dimensione in sé, se non che come caratteristiche, Sì. frequenze, No. densità. No. Lì, in quella creazione tua, ci sono altri esseri coscienti? Sì. Sono tue creature o sono tue... No, non sono mie creature. E perché sono lì in una tua creazione? Perché hanno una creazione simile che li ha portati per densità, frequenza nella stessa medesima tipologia di dimensione. Vuol dire che è una co-creazione, l'avete fatta insieme? Non insieme, ma abbiamo creato un ambiente simile, In molto simile. questa dimensione ci sono sottoposti? No. Sovrapposti? No. Siete tutti uguali? Avete Sì. tutti le stesse, lo stesso grado di coscienza? Stesso Sì, più o meno sì. potere? Il potere è come lo vuoi intendere. Siamo tutti creatori. Adesso chiede a Zeus se vuole andare sulla Terra a fare un'esperienza umana. Mi dice assolutamente no. Chiedigli se c'è mai stato. No. Perché non vuole andarci? Perché sa che è un circolo vizioso, sa che è una dimensione pesante, sa di poter rimanere invischiato in delle situazioni, sa che gli porterà sofferenza, sa che lo limiterà nella libertà, sa che gli limiterà lo spirito. Mirabile molto. Digli che la sofferenza gli serve per evolversi. Non ci pensa proprio. Non vuole evolversi? Però No, la legge del karma non gli appartiene. il karma lo aiuta ad evolversi. Assolutamente sì, si può evolvere anche in altra maniera, non così. No. Lui non andrebbe mai sulla Terra? Chiedigli se ci fosse già stato. E non si ricorda? Non c'è mai stato. Ottima informazione. Va bene, adesso lasciami con Barbara. Barbara, come Calo. ti senti? Da Se potessi togliermi il mal di testa, te ne sarei grata. quanto tempo ce l'hai? Poco. Adesso io mi avvicino con le mie mani energetiche, appoggio i palmi sulla parte che ti vuole. Affondo, entro, raccolgo il dolore, lo tiro via, fuori. Non c'è più. Come stai? Meglio. Ancora c'è un residuo di mal di testa? Sì, la parte sinistra fin giù alla mandibola. Porto le mie mani lì, su quella zona, affondo le mie mani su quella zona, senti le mie mani, con il tuo permesso affondo e raccolgo questa energia, questo dolore, lo raccolgo, lo tiro fuori e lo butto via, sparito. Perché ti è venuto questo mal di testa? Da cosa è dipeso? Da tutte queste interazioni. Come vedi adesso Luigi? Ti Splendidamente. ha impianti? No.
Interferenze spiritiche? No. Frequenze basse? Alte. È legato da accordi karmatici? No. Mi sorride ed è luminosissimo. Beh, staccati da lui, disconnetti da tutto e tutti, rientriamo. Conto da 1 a 3. A 3 apri gli occhi e sei perfettamente al presente, da dove parlo. Completamente disconnessa, tranquilla, libera, rilassata, felice, forte, energica. 1. Il corpo si alleggerisce, costantemente, totalmente, sempre di più. È leggero, libero, sta volando, fluttuando, ti senti bene, benissimo, senti questa sensazione di benessere per tutto il corpo circolare, la forza, la senti, il corpo si rienergizza, due, continua così, porta le tue frequenze sempre più vicine al tuo valore ideale, senti una sensazione di pace su tutto il corpo, dentro, fuori, ti avvolge, ti riempie, sono le tue frequenze, tre, apri gli occhi e voilà. E voilà. Come ti senti, Barbara? Fisicamente? Bene. Bene. Stato d'animo? Buono. Alzo la luce. Non ti sento, Luigi? Sì, ci sono. Mi Ah, senti? adesso sì. Perfetto, ho appena attaccato il microfono. E niente, un commento al volo. C'era un punto di cui non avevo voluto parlarvi di proposito, proprio per verificare la veridicità della sessione, effettivamente corrisponde tutto. Allora, io ho una testa di una forma un po' strana, e in webcam non potrai notarla, ma c'è un solco in rilievo, Sì. e ho pensato da quando ho iniziato a vedere le tue sessioni di avere proprio un parziale DNA alieno, al che anche i miei mi davano un po' del pazzo, dell'esagerato. Io ho detto, sono convintissimo, non so perché, lo sento, era vero. Quindi ho proprio avuto una conferma. Un'altra curiosità per te, io da piccolo per gioco spontaneamente mi facevo chiamare Hector Freeman. Adesso vedo che nella vita precedente mi chiamavo proprio Hector. Ma guarda un po'. Ma sono tantissime le analogie, cioè proprio mi rispecchio in questo, non dico che ricordo questo passato, però mi rispecchio in pieno, in tutto quello che ho sentito, quindi corrisponde tutto. Sono contento di essere privo di impianti e non ho parole per ringraziarti, veramente. Sentivo di essere represso in tutti i sensi. So che la mia vita sarà diversa da oggi. Potrò dedicarmi alle meditazioni e a cercare me stesso e ho capito che oggi non sono più quello che ero prima. Non sono più Hector, non ho più le solitudini, cioè voglio continuare ad esplorare ma in maniera molto più intelligente, senza dare fiducia a razze aliene, voglio essere indipendente. Fare attenzione alle entità con cui dovrò scontrarmi in questi viaggi, ecco. Perché hai fatto una sessione telepatica? Hai provato il test e non è riuscito? E avevo piccole visualizzazioni confuse, proprio perché ero forse ostacolato, forse non sono in grado, non lo so. Non so, ti faccio un esempio, un tuo test ho avuto due visualizzazioni ma molto confuse. Una mi sembrava un treno in primo piano in movimento, una seconda mi sembravano dei negativi di foto, quelli di una volta, che passavano in successione con delle immagini ma veramente confuse. Non avrei ottenuto niente se l'avessi fatta io. Io ci terrei tantissimo a farne una, magari anche fra un anno. Ovviamente quando avrò delle giuste motivazioni, anche perché vorrei vedere il mio proprio strada, rivedere queste dimensioni a cui tanto ambisco e per capire se effettivamente il mio vero obiettivo è tornare a queste dimensioni o se ho ancora qualcosa di concreto da fare qui, adesso che ormai ci sono, voglio dire, avendo superato tutto il materialismo e sinceramente non avendo grandi rapporti relazionali con gli altri, te lo dico seriamente, non so cosa fare, cioè sono pieno di ottimismo, ma mi sento un po' fuori posto. Spero di trovare il mio posto giusto con la meditazione, Va bene, Luigi, grazie di tutto. Dimmi ecco. se Grazie a puoi. voi. Un'ultima domanda per Barbara, velocissima, proprio una curiosità infantile. Puoi dirmi che colore aveva il mio corpo astrale? È una cosa ridicola, però ci tengo. Cioè, come ti appariva? Colorato, non so. No, bianco. Completamente bianco. Questo mi ha Sì. deluso, speravo più sul giallo. No, un No, bianco beh. molto luminoso. Ho capito, comunque sono soddisfatto, dai. Soddisfatto di tutto? Niente, vi ringrazio di tutto. So che stasera avrei un'intervista a Calogero, esatto, alle 9:30. L'ho Sì, scoperto per fra caso. un'ora e mezza, sì. Sarò fra i tuoi ascoltatori. Penso che l'ho proprio scoperto. È stato proprio il destino a dirmelo. Ieri sera indagavo su YouTube, ho visto un video di presentazione. Quindi sarò fra gli ascoltatori.
Niente, allora vi saluto, vi ringrazio di nuovo e ti farò Grazie. sapere se ci saranno cambiamenti. Sicuramente ci saranno. Certo. Ti terrò aggiornato. Grazie. D'accordo, Vorresti che si grazie pubblicasse tante. la sessione, Luigi? Sì, però col voto coperto. Per il resto puoi anche lasciare il mio vero nome, non ho problemi. Magari puoi metterle consecutive, quella di mia mamma e la mia, dato che sono simili. Non so se E che può. quella di tua madre non l'abbiamo pubblicata perché c'è un problema con le autorizzazioni? Comunque adesso stacco la registrazione e ne parliamo. Rimani in linea, eh? Sì.